È uscita questa notizia qualche mese fa sul giornale dell'arte. Chi era il giardiniere di Van Gogh? Mistero risolto. Non ci dormiamo la notte, ma da oggi sicuramente riusciremo a fare sonni tranquilli perché finalmente è stato identificato il modello del ritratto di giardiniere che è conservato alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma. Scherzi a parte, questo è sicuramente uno dei più bei ritratti fatti dall'artista durante il periodo del manicomio. Il soggetto pare essere un certo Jean Barral, un contadino che probabilmente lavorava a giornate nei giardini dell'ospedale psichiatrico di Saint-Paul-de-Mausole in Provenza. Non vi sto a raccontare tutti i passaggi che hanno permesso di arrivare a questa conclusione. Se vi interessa, andatevi a leggere l'articolo che trovate linkato nel blog o nella descrizione di YouTube. Ma la domanda che mi faccio e vi faccio è: ma adesso che lo sappiamo, che cosa ci cambia? Cosa ci cambia se il soggetto di un'opera è Jean Barral, Tizio Caio? Qual è il valore che questa informazione aggiunge realmente all'opera? Adesso è più bella o più affascinante di prima? La guarderemo con occhi diversi. Ci aiuterà a entrare nella mente di Van Gogh per capire cosa gli passava per la testa mentre era in manicomio? Sicuramente no. E allora perché c'è qualcuno che per anni e anni si mette lì, si scervella, fa ricerche, impiega del tempo per cercare un'informazione del genere? Sinceramente non lo so. Forse questo gusto della ricerca un po' fine a se stessa che rapisce molti storici dell'arte che sono sempre a caccia di quella notizia o di quell'aneddoto che nessuno sa. Forse a volte, come in questo caso, se nessuno lo sa è perché in realtà non gliene frega niente a nessuno. A volte ho la sensazione che ci sia proprio un accumulo di informazioni un po' inutili o non molto utili comunque alla comprensione né dell'artista né della sua opera, ma che anzi a volte proprio ci distraggono dal rapporto con l'opera, che a mio avviso dovrebbe essere più esperienziale che nozionistico. Comunque, se capitate a Roma, andatela a vedere. Io in generale con i grandi musei ho un approccio del genere: anziché farmi il tour de force, vado a vedere poche opere mirate che ho già individuato in precedenza. Cerco di godermene poche ma buone. Quindi, se andate a Roma, fate un salto alla Gnam e datele un'occhiata. Non è molto grande, è una tela 61x50, ma è davvero un'opera molto piena di significato. Intanto c'è il tema del ritratto che Van Gogh amava molto e che riteneva essere sicuramente la parte migliore del suo lavoro. Poi c'è quella del rapporto con la natura. In questo quadro, cosa abbastanza rara, troviamo un paesaggio molto ben definito e scandito. Ci sono tutti questi fili d'erba molto ritmati che si contrappongono a questi arbusti realizzati con delle pennellate molto più caotiche. Un altro tema molto interessante in quest'opera è quello dell'accostamento dei colori primari e complementari. Ad esempio, nella maglietta e nella camicia vediamo che si alternano il verde, il rosso, il giallo e il blu, con una scelta proprio metodica che è una cosa abbastanza ricorrente nelle opere di Van Gogh. Insomma, un bel quadretto che abbiamo qui in Italia e per di più è solamente uno dei tre presenti nelle nostre collezioni pubbliche ed è sicuramente il più importante e il più interessante. Quindi adesso che sappiamo anche chi è, possiamo andare lì e dire alla galleria di cambiare la didascalia perché probabilmente c'è ancora quella vecchia, chissà se l'hanno già fatto. Ho provato a controllare sul sito della Gnam, ma il loro sito è una cosa davvero imbarazzante. Non si capisce come un museo così importante nel 2019 possa avere un sito così inutile. Per fortuna che c'è Google Arts and Culture che sopperisce alle nostre lacune e ci permette di fare un viaggio all'interno di questo dipinto che possiamo vedere con una definizione davvero pazzesca. Si riescono a vedere le pennellate grasse e materiche di Van Gogh quasi come se fossimo davanti all'opera. Anche Google però ancora non sa che non è un giardiniere e che si chiama Jean Barral. Diciamoglielo.